Volevo farvi vedere il lievito dopo circa 4 ore. Questo è quello che è stato rinfrescato. Perché sui lieviti c'è gente che fa vedere altre cose, quindi è meglio informarmi meglio. Ci tenevo a farvi vedere il lievito dopo 3 ore dal rinfresco. Ovviamente ce ne saranno anche altri due rinfreschi da fare. Vedete? Anzi, ci sono ancora altri 3 rinfreschi da fare. Abbiamo fatto oggi il terzo. Io mi muovo più o meno con 9 rinfreschi. Prima si prepara la base, poi 3 rinfreschi ogni 48 ore e poi 6 rinfreschi a distanza di 24 ore. Ne abbiamo fatti 3 nelle 24 ore, adesso ne rimarranno altri 3 per completare il lievito madre. Poi, ovviamente, la maturazione massima verrà dopo qualche mese che cominceremo comunque a panificare. Si renderà molto, diciamo così, fra un mesetto o due. Vedete come il gas si comincia a fare il suo effetto, si vede chiaramente il movimento. È quasi raddoppiato già adesso. Noi faremo il rinfresco domani e faremo poi vedere il risultato finale fra 3 giorni, ecco. Anche da questa parte si vedono movimenti importanti. Se lo trovate bloccato, che è diventato colloso senza queste iniziative, tutti questi fori, vedete, vuol dire che qualche cosa è andata storta. Volendo potreste ancora recuperarlo rigenerandolo, ma diciamo che ce l'ha tutta e bisogna prendere il massimo dall'inizio.